La questione è che nessuno ha fatto il collegamento finale, perché giustamente lui è morto prima. Il secondo, allora, non l'avete scoperto, ma lui l'ha ucciso dandogli delle fialette, diciamo, delle fish bagnate col cianuro. E infatti abbiamo ripetuto più volte che la vittima si mangiava molto le lunghe mentre giocava. Ma questa è una cosa fantastica. Non era molto fantastico. Il secondo assassino, perché era questo Baldo Giovane. Non avevamo capito. Allora, non l'avete capito, perché giustamente cercavate del veleno nel whisky. Non c'era veleno. C'era? C'era un farmaco che era, come dire, enzimato, chiamiamolo così, come dire, catalizzato la cardiopatia del barbuto. Che quando veniva, diciamo, dato in dose massiccia un soggetto cardiopatico, signore, causava la morte. Perché me l'antivavo? Chi altro sapeva che era cardiopatico? La signora, che è stata uccisa pure, non capisco il perché, però. Che vuol dire? L'ultima volta ho dato la colpa a uno che avevo fatto un pezzo metà della giocata. Un altro indizio è, diceva, una guardia aveva parlato male della vittima. Era degli indizi un pochino fuorvianti per rendere un po' la situazione un po' meno diversa. Poi stava venendo una testa. Lui l'ha ammazzato perché era innamorato dell'ex moglie. Un po' altro, non si fanno queste cose. Ma non si vede la vita. No. C'era un altro personaggio, una cosa, una sorpresa secondo me per il signor Luke. Tu non sai forse, c'era qualcuno alle tue calcagna. Che era lei? E io. Lui ho cambiato la vita allora. Ma veramente erano loro due. Non era lui, era da me. L'obiettivo mio diceva fallo tu o paga qualcuno, ho pagato lui e lui ha pagato niente. Ordine religioso. Da programmare un ultimo intreccio letterario. Era un fatto di un traffico di droga. Ecco, non l'avevo capito. C'era dietro un traffico di droga molto. Scusate, io ho acquistato oltre tutta la droga da lui. Shhh. Oltre a me, che cazzo erano gli sbirri? Uno e io l'ho scoperto. Basta. Due. Allora, la questione è questa. Sempre pochi sbirri, ah, poi io che ha vinto. E tutti. Ma poi perché tu invitavi degli sbirri? Anche tu ora sei morto. Allora, lui non ha invitato. Adesso basta, ma tutti quelle, allora, scusate. Quelle con la pistola, quante me hanno sparato? Ma proprio pistola, recupererà io. Ultimo, ma non ultimo. Il gioielliere, qual era la mia, diciamo, il suo traffico particolare? I diamanti. Sei venuto quelle, ma tu li vuoi diamanti? Ah, io l'ho trovato io. Pietrino vai! Noi ce l'abbiamo andare in giro!
anche questa è l'arte. Che bordello, che bordello. Basta, ma io avevo quattro non dire niente. Mi hanno preso due io l'abbiamo fatto noi due, loro due che me li portano. Ragazzi, piano, una volta. Che casino. Io ho messo dentro. Ho fatto male. Ragazzi, allora lui entra nella stanza. Io ho fatto il tocco di più. Dilla tutta. Tu entri nella stanza del capo. Apri la stanza, prendi il vestito di fare chi trova a me. Lui. Ci guardiamo, gli facciamo, prendiamo questo e lo apriamo fuori. Peccato che vi ho fregato e io... Sì. Aspetta. Eh sì. Però che qualcuno è arrivato prima. La cosa bella è che diamanti, droga, sì, prove, perché ce li ha lui? Cianuro, sono tutti cadaveri, tutti bruciando dentro la casa. No, hai chiamato. No, beh, no, è dentro che brucia. Allora, questa era nascosta nel giardino, nessuno era fuori, era fuori da casa, l'avevo nascosta fuori. Voi non ce l'avevate detto che c'era qualcosa di nascosto. Nessuno ce l'aveva, c'era l'impedito di uscire. Ma io sono tutto. Io, e non ce l'avevate detto che c'era qualcosa di nascosto. Io, loro! Allora, Anna, ti spiego che è successo. Per chi non l'avesse capito. Per chi non l'avesse capito. Non perquisito. Per chi non avesse capito perché siete morti tutti. L'ho perquisito. Chi è che non ha capito perché siete morti tutti? Perché tu avevi il registratore del petto. Tu me l'hai detto. Perché tu avevi. Allora, quando mi hanno ammazzato mi hanno perquisito prima. Ma non è che sono preoccupati di spegnere il registratore che mi hanno trovato. Quindi in diretta la centrale ha sentito il mio omicidio, poi quello là delle ragazze, il suo, che avevano sentito quelli. Praticamente qua era venuto un centinaio di agenti di polizia con cani, carri armati, eccetera. C'era pure il Robocop, non avevamo abbastanza materassino per farlo. Io pure ci sono andata vicinissima, se non un corpo mi mancava per sopravvivere. Ok, no, si poteva solo scappare. Al quaglio, 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 al